Buongiorno, oggi siamo alla Fattoria della Legalità, Isola del Piano, dove si tiene l'evento finale della rassegna con le parole giuste, con una grande festa che coinvolge qualche centinaio di studenti di tutta la provincia che hanno lavorato con la Biblioteca della Legalità e che oggi sono qua appunto a giocare e a lavorare con i libri di questa biblioteca che si occupa di legalità attraverso il racconto, attraverso la narrativa, attraverso l'illustrazione e anche attraverso la saggistica. Una biblioteca che ha la particolarità di essere itinerante, per cui si sposta da una scuola all'altra proprio per andare incontro ai bambini e che oggi appunto è tornata alla fattoria che è la sua casa assieme ai bambini che con lei hanno lavorato durante questo anno scolastico. Con noi abbiamo il vice sindaco del comune di Isola del Piano, Massimo Damiani, che è appunto il comune che ospita la fattoria, che ha fortemente voluto che questo bene confiscato sia diventato un centro di formazione e di educazione su queste tematiche. A Massimo Damiani, che è anche assessore all'agricoltura, chiediamo in particolare quali sono, visto che questa si chiama fattoria, se ci sono effettivamente delle attività agricole, quali sono le attività diciamo più legate all'agricoltura e in realtà che significato hanno, perché sono anche in questo caso dei progetti che hanno a che fare con l'educazione alla legalità. Una fattoria non di animali, ma una fattoria che vuole riniziare a vivere sotto molti altri aspetti. E nel campo agricolo, qui il terreno ha pochi ettari di terreno, 4-5 ettari, e abbastanza scoscesi, quindi non tanto adatti a molte colture. E l'abbiamo dato in consegna a un agricoltore di Isola del Piano che ci ha messo del medicaio e la conduce in modo biologico. E in un piccolo appezzamento sono stati impiantati una cinquantina di olivi offerti dall'Associazione Giudici e Magistrati di Pesaro. E hanno la particolarità questi olivi di essere, di dar vita a quello che è stato chiamato il giardino della memoria, perché questi olivi, alcuni altri olivi, c'è un'altra zona dove ci sono 5-6 olivi dedicati a far rivivere persone che hanno lottato contro la mafia. E quindi ci sono giudici, ci sono vittime di mafia innocenti, e poliziotti, e ogni anno, anche se non è una cosa, come dice il sindaco Paolini, che non è che vogliamo piantare olivi per sempre, è solo un segno di ricordo, sperando che queste cose finiscano, però è un segno di memoria per quelli che hanno combattuto fino alla morte contro la corruzione e la mafia. Esatto, a questo proposito proprio tra pochi giorni, il 30 maggio, qui alla fattoria ci sarà l'intitolazione di un nuovo olivo, una nuova intitolazione di un olivo alla memoria delle vittime della strage di Pizzolungo, quindi dell'attentato al giudice Carlo Palermo, dove il giudice sopravvisse ma morirono purtroppo Barbara Rizzo, Salvatore Giuseppe Astad, gemellini di 6 anni, e la loro mamma che casualmente passavano in quel posto. Ringraziamo l'assessore, complimenti per il lavoro che state facendo come comune, speriamo di essere ancora qua. Grazie a voi, buongiorno.